Poiché nessuno è in grado di farsi da sé solo imperatore, è chiaro che è il popolo a innalzare uno sopra tutti, così che egli possa governare e reggere l'impero con giustizia. Agli imperatori e ai re che proteggono il regno si devono lealtà e rispetto, ma se essi si volgono all'esercizio della tirannide, allora ogni obbedienza e rispetto vengono a mancare. Quando colui che è stato scelto per punire i malvagi diviene egli stesso malvagio e esercita con crudeltà contro i suoi sudditi la tirannide che aveva il compito di allontanare dal regno, è evidente che deve decadere dalla carica concessagli e che il popolo ha il diritto di liberarsi dal suo dominio e il re è divenuto tiranno, il primo a rompere il patto. Nessuno può accusare il popolo, visto che il re è stato il primo a tradire la fiducia pattuita.